Analizzando Roma-Inter, giornali e moviole si soffermeranno probabilmente su un unico episodio, anche perché la gara presentata come rivincita fra le finaliste dell'ultima Coppa UEFA ha francamente deluso. 5 minuti dal termine, sullo 0-0 che sembra il risultato più logico. Il nuovo entrato Ciocci si libera di Tempestilli, fino a quel momento uno dei migliori in campo, che lo atterra. Per l'arbitro Pairetto è rigore. Ecco la versione del difensore giallorosso e dell'attaccante interista. Massimo, onestamente, in campo è stato veramente un ragazzo molto corretto e leale. Mi ha detto che c'era stato un fallo su un colpo di testa. Nella stessa azione è nato il calcio di rigore dove io ho commesso un'ingenuità e ho fatto fallo di rigore, giustamente concesso da Timur Pairetto. Ma io ho visto un lancio di Desideri, mi ha pescato molto bene, ho stoppato la palla, l'ho portato avanti e mi ha fatto fallo, ecco. In precedenza, per questo intervento su Muzzi, aveva protestato la Roma, come sottolinea Ottavio Bianchi, comunque leale nel valutare la decisione avversa. Ma dal mio punto di vista il rigore c'era, come c'era nettamente un altro a favore nostro, ma io ho visto due episodi simili. Episodi a parte, l'incontro non offre spunti di grande rilievo. L'Inter prova a graffiare soltanto nei primi 5 minuti con le conclusioni di Desideri, schierato contro i suoi ex compagni, e di Matheus. Orrico risolve dunque i problemi d'abbondanza giocando con Klinsmann unica punta e sacrificando Fontolan in panchina. D'altra parte la Roma continua a convivere con l'emergenza. Se l'assenza di Rudi Völler è mascherata dall'entusiasmo e dalla forma del duo Muzzi-Rizzitelli, quella del centrocampista Di Mauro si fa sentire. Gli unici brividi del primo tempo sono provocati da un assist dell'arbitro non sfruttato e da un'uscita a vuoto di Zenga. Tutto sommato troppo poco per una sfida di cartello che il computer ha capricciosamente inserito alla seconda giornata. Un po' più vivace la ripresa, grazie soprattutto all'ingresso di Salsano per Rizzitelli e di Ciocci in sostituzione di Battistini. Il fantasista della Roma dà alla squadra quel pizzico di fantasia che un Hessler sottotono non riesce ad offrire e impegna Zenga nell'unico intervento difficile. La punta nerazzurra mette subito in risalto la sua qualità migliore, la velocità. Dopo aver sciupato in contropiede, provoca il penalty decisivo. Dal dischetto, Matheus non sbaglia e sigla il gol partita. Umori ovviamente diversi negli spogliatoi, Bianchi non drammatizza. Orrico risponde al nostro opinionista Aldo Agroppi che alla radio afferma di aver visto un Inter per nulla rivoluzionaria, anzi trapattoniana. Non si vince i punti, si vince alla fine chi la butta dentro uno più dell'altro. Questo è il calcio, le altre sono chiacchiere. Ma non lo so se cosa ha detto Agroppi e neanche proprio mi interessa molto. Io credo che l'Inter giochi un calcio diverso. Non voglio dire che sia migliore assolutamente, però gioca un calcio diverso. E certamente dormiamo dalla parte del cuscino a letto, non dalla parte dei piedi, per cui non è che giocare il calcio a zona vuol dire dare sempre vantaggi sul piano tattico agli avversari. Lei, in base a quello che ha visto oggi all'Olimpico, pensa di avere qualcosa da imparare dalle teorie rivoluzionarie? Imparo tutti i giorni, immagini lei. Se uno come Trapattoni, pur contento della vittoria, ammette di aver sofferto parecchio, anzi troppo, vuol dire che Zeman non ha di che lamentarsi. Però l'atto d'accusa nei confronti dell'arbitro a proposito del gol decisivo di Schillaci è molto duro. In dribbling diplomatico le risposte di Totò e dello stesso Lanese. Oggi purtroppo per me è netto errore arbitrale dove c'erano tre giocatori della Juventus in fuorigioco. Io direi che andiamo verso professionismo anche dei arbitri, le partite sono importanti e un errore così non si può fare. Io sono partito dietro quindi non posso giudicare. Comunque credo che l'arbitraggio ha fatto una buona gara, quindi. Io vi dico che è stata una bella gara e il risultato l'avete visto tutti. E poi? Nient'altro. Non c'è niente da dire. Detto che a Foggia aspettano la moviola di Pizzulo anche per due presunti rigori non concessi, proviamo a spiegare perché è stata una bella partita. Molto equilibrata, peraltro nella prima mezz'ora, che ha ben evidenziato le virtù tecniche e tattiche delle due squadre. Per i 50.000 paganti la conferma che quella di quest'anno è una Juve a tenuta stagna, con una difesa d'acciaio ben coperta da un centrocampo tanto autoritario in copertura, quanto pronto alle accelerazioni offensive che proiettano Casiraghi e Schillaci a rete. Dall'altra parte un Foggia schierato scrupolosamente a zona sino alla tre quarti, ma saggiamente uomo negli ultimi metri. Non a caso Picasso fa inizialmente soffrire Baggio,
che però soprattutto nel finale del primo tempo offrirà un paio di sprazzi che Schillaci e Casiraghi avrebbero potuto e dovuto tradurre in gol. Deve stare molto attenta però la Juve quando scatta il contropiede foggiano o quando la squadra di Zeman sfrutta la velocità del tridente signori Baiano Rambaudi e i cronometrici inserimenti di Barone e del sovietico Shalimov. Alla fine però superare il muro costruito da Carrera, Reuter e Keller e magistralmente orchestrato da Giulio Cesar è impossibile. Sentite signori. Credo che questa è una delle difese più forti, ha due centrali come Keller e Giulio Cesar che sono due grandi giocatori, perché è difficile andarli via. Giulio Cesar sarà baluardo determinante soprattutto dopo il gol di Schillaci, quando cioè il Foggia sfodererà un pressing offensivo eccellente. Tanto che Trapattoni preferisce rinunciare prima a Schillaci e poi a Di Canio per dare maggiore consistenza al filtro di centrocampo. I detrattori del Trap lo chiamano difensivismo, forse è solo buon senso o rispetto per l'avversario. Fatto sta che Tacconi viene chiamato in causa solo sui calci piazzati. I due mister. Per la verità ci è mancato un po' di lucidità, con maggior freddezza, specialmente anche nel primo tempo abbiamo avuto 4-5, 3 occasioni pulitissime, potevamo benissimo concludere la partita anzitempo, poi ci hanno fatto soffrire e direi una vittoria importantissima perché veniamo da un periodo con fra l'Udinese e domenica scorsa e oggi direi un ciclo intensissimo con dei risultati ottimi. Per me la prestazione di oggi è stata migliore che a Milano, direi che non abbiamo regalato prima mezz'ora come a Milano all'avversario, abbiamo giocato sempre, abbiamo cercato di metterli in difficoltà per tutta la partita e spesso ci siamo riusciti. L'ultima battuta ce la regala il solito Tacconi quando gli chiediamo un giudizio sul gioco a zona di Zeman. No, ma io non voglio parlare di zona perché no. Mi è bastato l'anno scorso. Basta. Milan-Cagliari si è decisa meno di un minuto. Un calcio di rigore, il gol di Van Basten. Vediamolo. Sul lungo lancio di Gullit, Festa in lotta con l'olandese, tocca di mano e Cormietti fischia il penalty. Van Basten lo mette a segno ed il Milan è già in vantaggio. Ma l'episodio più sconcertante della partita è stato l'incidente al cagliaritano Cappioli, che si è rovinato un ginocchio cadendo da solo su un terreno difficile, infame, dice qualcuno. Il giocatore sardo, come si vede da queste riprese dall'alto e dal basso, si è procurata una seria distorsione al ginocchio sinistro ed è stato ingessato. Anche qualche giocatore dai piedi buoni ha rimediato figuracce e così le polemiche sono già scoppiate. A fine gara Berlusconi ed i tecnici sono scesi sul campo per rendersi conto di quel che sta succedendo nuovamente al discusso terreno di San Siro. Vediamo adesso come ha giocato il Milan. Bene o male? Diciamo così così. I rossoneri forse si sono illusi di poter fare un boccone del Cagliari dopo il rigore di Van Basten e si sono rilassati. Tanto più che per la squadra di Giacomini sembrava una giornataccia. Certo, quando i sardi si sono spinti in avanti, Fonseca si è fatto sentire, mentre sull'altro fronte Gullit ha sprecato parecchio. È stato invece il giovane Albertini a impressionare la platea. Con due passaggi, la squadra di Giacomini è stata spesso capace di mettere in apprensione la difesa rossonera. Quando Van Basten si è stirato, risponderà alla chiamata della nazionale olandese, ma difficilmente giocherà, il Milan si è trovato in difficoltà. Sul fronte destro della difesa si è aperto qualche varco pericoloso. La verità è che la squadra di Capello, anche contro quella di Giacomini, ha lavorato parecchio e ha raccolto poco. Ecco il succo di una partita che abbiamo già visto e forse rivedremo ancora. In definitiva, le poche cose belle le ha mostrate Albertini, che ha fatto scervellare gli intenditori e gli storici del pallone. Somiglia a Rivera oppure ad Ancelotti? Ai posteri l'ardua sentenza. Quanto a Capello, a chi gli ha riferito che secondo Berlusconi un Milan a una punta è improponibile, ha risposto così. Il Milan ha giocato con due punte, con una punta larga sulla destra che era Ruud Gullit, perché noi sapevamo che in quella parte potevamo entrare. Sono mancati i giocatori di sinistra o qualche centrocampista in chiusura. E mentre per i rossoneri si prospetta adesso la partita della verità a Torino con la Juventus, Giacomini fa esercizio di realismo pensando soprattutto all'incidente a Cappioli.
Ma sì, in definitiva la sconfitta era un discorso che si poteva prevedere contro il Milan che punta decisamente allo scudetto. Non dimentichiamo che noi puntiamo alla salvezza. Beh, il fatto di perdere Capioli, questo chiaramente non era preventivato, soprattutto perché poi, ripeto, mi pare anche per lungo tempo. La sagacia e l'abnegazione della Lazio contro l'impeto e la sfortuna del Torino. Il confronto fra Granata e Biancazzurri si è deciso nel giro di 60 secondi, vale a dire intorno al 25esimo minuto della ripresa. Prima un episodio sospetto nell'area della Lazio. Soldà interviene sulla palla con un braccio, l'arbitro Baldas considera involontario l'impatto e non concede la massima punizione. Subito dopo, con i padroni di casa ancora storditi, la rete decisiva dei Biancazzurri. E Sosa a realizzarla, coronando tra l'altro una convincente prestazione personale. Il momento più emozionante del serrate finale del Torino si registra al 91esimo, quando viene annullata una rete di Scifo per un precedente intervento di Lentini sul portiere Fiori. Il risultato non cambia più, premia la praticità degli uomini di Zoff, ma condanna anche oltre il dovuto l'affanno degli uomini di Mondonico. In sede di commento, anche con l'ausilio delle immagini, si può affermare che la Lazio ha raccolto nella ripresa quanto ha seminato nella prima parte della gara. Due gli aspetti più interessanti della partita della squadra romana. Da un lato l'essenzialità e la rapidità del gioco di rimessa, con Sosa, Dolle e Ridley capaci di accelerazioni continue. Dall'altro la saldezza della retroguardia, nella quale il ritorno di Soldà libero sembra aver assicurato tranquillità a Gregucci, Corino e Bacci, eccellenti controllori a uomo. Nel Torino, viceversa, c'è un elemento che può festeggiare, pur nella sconfitta della squadra, un piacevole successo personale. Si tratta dello scatenato Scifo, orfano di Martin Vázquez e quindi troppo isolato per risultare decisivo. In assenza della fantasia di Lentini, dell'acrobazia di Casagrande e della vivacità di Bresciani, hanno dovuto improvvisarsi stoccatori altri uomini, come in questo caso Annone. Mentre in retroguardia Fusi cattura palloni su palloni, in avanti è adempio un fuorigioco a rendere vana l'unica conclusione a rete di Bresciani. Il Torino aveva cominciato la partita a ritmo elevatissimo, ma in 10 minuti la Lazio ha trovato le contromisure necessarie per arginare l'avversario. E sentiamo da Franco Costa se Zoff ha adottato strategie particolari. Ma niente di particolare, noi abbiamo iniziato così un po' timorosi e poi siamo venuti fuori. Ecco, direi che non ci sono state tattiche o cambiamenti di tali opposizione in campo. La partita abbiamo iniziato un po' così e poi siamo venuti fuori, credo, molto bene, soprattutto il primo tempo anche. Voi avete una squadra a contropiedi, quindi è logico che nel secondo tempo l'avete un po' aspettato il Torino. Ma non è vero, il Torino è partito forte nella ripresa, ma per una decina di minuti, poi la partita l'abbiamo sempre giocata alla pari. E adesso sentiamo se Mondonico si sente in qualche misura tradito dai suoi ragazzi. No, perché i ragazzi hanno fatto il massimo di quanto possono fare in questo momento. Ci sarebbe da restare delusi, non soddisfatti, se qualcuno avesse giocato al di sotto delle aspettative. Però penso che non si possa rimproverare niente a questa squadra. Ha fatto quanto è possibile, ha trovato una squadra che ha sfruttato giustamente l'occasione e niente, ha vinto gli altri, vedremo di vincere noi nelle prossime partite. Forse questa sconfitta serve per rimettere un po' tutti coi piedi a terra? Ma qualcuno ha parlato di scudetto e perciò qualcuno ha sollevato i piedi da terra. Noi abbiamo sempre parlato che faremo sempre il massimo di quanto potremo fare e sin d'ora, mi creda, il massimo è sempre stato fatto, anche se magari qualche risultato ha lasciato desiderare. Per la Sampdoria oggi la parola d'ordine era riscatto e riscatto è stato. Ha vinto 2-0, ma alla fine i gol potevano essere molti di più. Anche se il Verona in 10 per un'ora si è battuto al meglio. Tuttavia alla fine Vujadin Boskov non era per nulla soddisfatto. Io sono scontento e molto preoccupato per il nostro gioco. Stasera abbiamo vinto perché abbiamo anche un giocatore di più. Abbiamo sbagliato tante palle gol che una squadra come Sampdoria con giocatori che hanno classi e piedi non possono sbagliare. Ci vuole tempo, feste, questi complimenti, questi tricolori, scudetto e questo, ci vuole tempo. In realtà la Samp comincia bene con Orlando a spingere sulla sinistra e Lombardo sulla destra e Sereso a dettare legge a centrocampo. Il Verona privo di Stokovic, Pellegrini e Calisti, con Ezio Rossi avanzato a sostenere il contropiede di Raducioiu e Serena, capitola dopo 10 minuti, grazie proprio al vecchietto d'oro della Samp. Sereso si fa trovare all'appuntamento sul lancio smarcante di Vialli. Gli uomini di Fascetti provano a reagire, la Samp sembra rintanarsi un po' troppo, pronta però a colpire in contropiede, e tuttavia Raducioiu sbaglia l'occasione più favorevole per pareggiare.
A 10 minuti dalla fine del primo tempo, l'episodio chiave della partita. Protagonista in assoluto un ex sampdoriano, Alessandro Renica. Prima contrasta in area Gianluca Vialli, che cade. Trentalance decreta il rigore tra mille proteste e dopo un paio di minuti lo stesso Vialli prova a trasformarlo, ma Gregori intuisce il tiro e arriva a deviare in corner. Renica si sfoga con il signor Trentalange e dice qualcosa di troppo. Sentiamolo. Ma inizialmente ho avuto una reazione un po' sbagliata forse nei confronti dell'arbitro, però per lì mi ha capito. Poi quando Vialli si è fatto parare il rigore, io ho detto io faccia ripetere scherzando, e lui l'ha presa un po' seriamente e mi ha mandato fuori. Su queste vicende è interessante sentire anche il parere di Eugenio Fascetti, secondo il quale il Verona sta pagando lo scotto del noviziato e oggi non poteva fare proprio di più. Io sono dubbioso sul rigore, ecco, su questo sì, ma sull'espulsione penso che qualche parolina deve essere scappata, penso, perché sennò non c'era il lì estreme. E poi mi sarebbe piaciuto vedere un po' prima una posizione a favore nostra, che su Renica mi sembra che Cereso l'abbia trattenuto abbastanza vistosamente. Nella ripresa il Verona tenta comunque di recuperare inserendo anche Lunini, ma Vialli gela ogni ambizione degli avversari segnando dopo 20 minuti il gol della sicurezza, ispirato ancora una volta da Cereso, migliore in campo. L'uomo senza età, destinato, sembra a tenere sulla squadra in attesa della migliore forma e del più stabile assetto della squadra, che nell'ultima mezz'ora ha comunque mostrato un festival di occasioni mancate. Per Mancini comunque va bene così, ma il nemico più grande secondo lui è il terreno di gioco. Penso che un problema grosso oggi è stato anche il campo, che sta peggiorando a vista d'occhio, quindi a chi di dovere direi proprio di riniziare a mettere le zolle nuove, perché sennò tra 10 giorni il campo sarà un disastro. Per giocare bene a calcio bisogna avere anche un campo adatto, oggi il campo di Marassi non era in condizioni ideali. Diciamolo francamente, il Genoa dopo 45 minuti sembrava spacciato, aveva preso un gol al 10° e un gol al 45°. Vediamo intanto appunto questi due gol, quello al 10° di Faccenda, puntuale, che sfrutta l'angolo di Carobbi con la deviazione di Signorini, ed è legittima l'esultanza di Faccenda. E al 45°, con Orlando su punizione, deviazione della barriera, pronto Batistuta, appunto batigol. Eh sì, c'è anche l'ammonizione, forse l'argentino non sapeva che non si può andare a esultare verso la curva. Naturalmente la partita, il primo tempo, non è tutto in questi due gol, c'è stato un primo tempo vibrante, forse il più bello dell'incontro, ma analizziamo questo primo tempo e soprattutto il Genoa, che veniva a Firenze con molte credenziali, con Ferruccio Valcareggi, già responsabile della nazionale, non ha bisogno di presentazioni. Ferruccio, ecco appunto. Beh, è stata direi una bella partita, giocata molto bene da tutte e due squadre. L'inizio è stato molto bello, le azioni che hanno sviluppato i Gigliati, è stato veramente diciamo delle belle azioni. Che sembra che abbiano sorpreso il Genoa. Vuoi sentire che cosa dice Ranio a questo proposito? Sentiamo. Sì, ci siamo trovati in difficoltà perché loro giocavano con una punta in meno e un centrocampista in più, perciò questo ci ha, nella zona del centrocampo ci ha messo un po' in difficoltà perché si trovavano con un uomo in più. Ma Lazzaroni gioca spesso in questa maniera, perché vuole assolutamente che insomma accompagnare la punta ci sia anche uno delle due mezze ali. Sempre per rimanere al primo tempo, la traversa del Genoa e il calo della Fiorentina. Beh, direi che è una cosa naturale, non può dominare sempre 45 minuti di continuo una squadra. Partita sempre viva anche perché ci ha pensato Fabbricatore con il rigore concesso per questo fallo di Aguilera stretto fra Fiondella e Pioli. Ecco, visto il fallo, visto il rigore realizzato dallo stesso Aguilera, andiamo a sentire che dice Pioli. La sensazione è che il contatto c'è stato, ma è del tutto involontario, poi di spalle. E in realtà c'è stato una svolta tattica nel secondo tempo. Beh, naturalmente il Genova ha preso un pochino il gioco in mano, però non è stato mai diciamo decisamente pericoloso, e noi naturalmente la Fiorentina cercava di sfruttare un po' il contropiede, che è arrivato proprio in fondo alla partita quando Maiellaro si è impossessato di una palla, ha fatto una trentina di metri, palla al piede, ha piazzato benissimo con molta sicurezza il terzo gol, che ha sanzionato la legittima vittoria della Fiorentina. Il Parma con un gol di Minotti fa fuori il Bari.
Due pareggi, l'Atalanta non ce la fa a superare l'Ascoli, mentre il Napoli a Cremona non riesce a segnare.